Un bilancio, quello di quest'estate, che soddisfa la Polizia Municipale, impegnata capillarmente per, da una parte, il pugno duro per quello che riguarda le illecità compiute su questo territorio, ma dall'altra parte anche comprensiva con chi ovviamente aveva delle difficoltà, così almeno ha detto il comandante. Sì, sì, l'ho detto io, è vero, è questo che abbiamo fatto, perché comunque sia nelle situazioni che ci si presentano tutti i giorni, tutte le notti anzi, perché parliamo di notti, dobbiamo verificare determinate cose. Siamo poliziotti, ma siamo poliziotti anche uomini, per cui valutiamo determinate cose. Secondo me si deve operare sempre in base a quello che è l'esigenza del momento. A volte bisogna anche passare sopra qualche cosa perché c'è qualcosa di più importante, di più grave, più urgente che deve essere risolto. Diciamo una presenza capillare, ma non solo della Polizia Municipale, un po' di tutte le forze dell'ordine che in un certo senso hanno presidiato questo territorio. Questo ha avuto un effetto che alcuni criticano e altri invece apprezzano, cioè quello un po' di limitare, almeno secondo i balneari e i gestori delle discoteche, la presenza notturna qua sul nostro litorale. Quindi in effetti comportando forse anche un po' una diminuzione, anzi addirittura parlano del 70-80% di presenza in meno nelle discoteche. Quindi questo dato come va letto, in senso positivo o negativo? Ma dal punto di vista mio ho letto in senso positivo sicuramente, non mi riferisco al 70-80%, penso che siano numeri eccessivi, comunque va letto sicuramente in senso positivo. Io mi interesso di sicurezza della gente, per cui alla fine di una stagione, se quello che mi risulta è che non si è fatto male a nessuno, tutti stanno in ottima salute, si sono divertiti e vogliono tornare il prossimo anno, secondo me, per me è un vantaggio dal punto di vista della sicurezza, ma dovrebbe essere anche un vantaggio per loro. Forse diciamo che determinati soggetti, proprio a causa di questo controllo capillare, hanno girato a largo da Ostia, secondo me. Hanno girato a largo, si sono diretti verso altre zone dove magari tutto questo controllo non c'era e hanno ritenuto che lì potessero fare il loro comodo. Qui il loro comodo l'avrebbero fatto molto difficilmente proprio per la contemporanea presenza di forze di polizia sul territorio, perché io immagino che in una notte normale almeno 15-20 pattuglie fra le varie forze di polizia, la maggior parte erano nostre, ma comunque tra tutte le forze di polizia ci fossero, le ho contate io, 15 c'erano sicuramente. Non sono stati registrati incidenti mortali a causa di guida in stato d'ebbrezza, ma allo stesso tempo avete fatto molti controlli. I controlli li facciamo perché comunque sia anche questo è un senso di sicurezza. Infatti i controlli, leggevo una statistica di qualche tempo fa, si è passati da, in un paio d'anni credo, da 10.000 controlli, 20.000, 50.000 controlli a livello nazionale a centinaia di migliaia di controlli a livello nazionale. Io penso che questo sia stato anche un effetto positivo perché la gente lo sa che sono cose che noi facciamo e di conseguenza prima di mettersi al volante ci sta attento a bere anche una birra. Eh sì, dobbiamo dire che comunque è stata un'estate sotto il profilo della sicurezza senz'altro piena di soddisfazioni. Il nostro territorio è stato controllato a tutto tondo da tutte le forze dell'ordine. La Polizia Municipale, con l'organico che ha a disposizione, ha fatto un lavoro senz'altro di eccezionale. E dobbiamo dire che i genitori che sanno che i loro figli vengono sulla nostra città per divertirsi la notte possono stare più che tranquilli. Noi già abbiamo fatto quest'anno un tavolo ogni lunedì mattina, dobbiamo dire che i risultati sono stati buoni e i comitati di quartiere hanno fatto, diciamo, da arbitro. E le lamentele che c'erano state nelle prime giornate non ci sono più state, quindi la soddisfazione è enorme. Tra i dati che ha fornito il comandante Moretti su questo bilancio estivo, uno di quelli che spicca riguarda proprio le sanzioni per la sosta vietata come assessore ai lavori pubblici. Questo può essere un messaggio in un certo senso, cioè i parcheggi sul lungomare bastano? Ma i parcheggi sul lungomare non bastano, lo sappiamo benissimo, sappiamo anche che durante le serate del venerdì e del sabato noi abbiamo milioni di persone, milioni di macchine, quindi raggiungere, diciamo, quel livello di parcheggi ci vorrà molto tempo, ci stiamo lavorando. Un altro dato interessante di questo bilancio sono le multe per la circolazione di veicoli privi di assicurazioni, ben 409, ma quindi ci sono così tante persone che guidano senza avere, insomma, lo strumento basilare per la sicurezza di tutti?
Beh, è un fenomeno allarmante perché sono 409 ma in 4 mesi, quindi sono tantissime secondo me, anche perché il problema del circolare senza assicurazione significa che metti a rischio non la sicurezza degli altri, perché vabbè, nel momento in cui hai l'incidente lo hai avuto, assicurato o no, e sono le conseguenze dell'incidente, perché può essere soltanto dal danno materiale del veicolo, ma possono essere anche alle lesioni alle persone. E se nonostante le sanzioni applicate lo scorso anno, quest'anno ci sono situazioni ancora a questo livello, cioè le violazioni stanno ancora a questo livello, significa che il problema esiste. E non so quale possa essere la soluzione, perché al di là di quello che noi facciamo, che possiamo sequestrare, fermare il mezzo, eccetera, eccetera, nulla toglie che quelli che vanno in giro l'assicurazione non ce l'hanno, se creano danni il problema c'è, per chi ci capita, per le povere vittime. Per quanto riguarda invece le discoteche, quindi naturalmente tutto quello che poteva essere una polemica, invece sembra sia andato tutto bene. Pochissime sanzioni, i fonometri hanno funzionato e evidentemente anche il buon senso dei gestori. Sì, io partirei dal buon senso dei gestori, che prima ci sarà stato magari un attimo di resistenza, però poi hanno capito che tanto non si poteva fare altrimenti. E poi il fonometro ha funzionato, abbiamo funzionato noi, le cose sono andate bene, non dico poche sanzioni alle discoteche, dico sanzioni alle discoteche zero, è questo il discorso, sanzioni almeno per quello che riguarda i rumori che venivano fatti, anche le uniche due rilevazioni che abbiamo fatto con l'ARPA Lazio hanno dato risultati zero. È chiaro, ci è costato qualche cosa, perché sai, tutti sabato notte, sabato e domenica e venerdì, stare con questo fonometro in mano e girare per i vari posti, parlare con i responsabili, però alla fine credo che la loro donazione, perché poi loro ce l'hanno fornito, sia rivelata positiva sia per noi che per loro, perché loro hanno evitato le sanzioni e noi abbiamo evitato i guai alla gente, il disturbo alla gente, per cui la gente poi non se l'è presa con noi e noi non abbiamo fatto sanzioni con i loro confronti, quindi il cerchio si è chiuso anche positivamente. Questo è un municipio che non si lavora con poca gente, è un municipio che non è che ci impegna i 4-5 mesi nel periodo estivo, perché i 4-5 mesi nel periodo estivo dobbiamo dedicarci fondamentalmente a quel problema, ma quei 4-5 mesi li dobbiamo recuperare subito dopo, e significa che in questo periodo, adesso da questo momento in cui sto parlando, anzi da qualche giorno, già abbiamo iniziato il recupero di quello che abbiamo dovuto per forza lasciare indietro a causa del periodo estivo. Non è facile lavorare, cioè non è facile, non è troppo riposante lavorare qui sei sempre sotto tensione e sotto stress.